Buonasera amici, benvenuti ancora una volta alla serie di studi sulla Bibbia sulle pietre miliari delle profezie. Stasera studieremo un tema che trovate nelle profezie della Bibbia, che parla del regno dei cieli. Più nello specifico, la lezione di stasera si intitola Il regno magnifico. Si basa su una storia che trovate nella Bibbia, è l'esperienza del re Salomone. Potete leggere nel primo libro dei re, al capitolo 3 che Salomone amava il Signore. Quando Salomone divenne re per la prima volta era molto umile, era in realtà l'ultimo dei figli di Davide, era molto inusuale che l'ultimo fosse quello scelto per diventare re. E quando andò al potere e gli fu chiesto di governare il regno, si sentiva completamente inadeguato. Andò a dormire una sera e ci viene detto che fece un sogno. Il Signore gli apparve in sogno e disse Chiedimi che cosa posso fare per te. E nel sogno egli rispose, Signore, mi hai fatto diventare capo del tuo popolo, che è come la sabbia del mare, e sono solo un bambino, non so come uscire ed entrare. Dammi la saggezza e un cuore comprensivo che sappia giudicare il tuo popolo. Il suo primo pensiero fu per il regno di Dio, che potesse essere un re giusto. E siccome questo era il suo desiderio... La Bibbia dice che il Signore ascoltò la sua preghiera e non solo gli diede una lunga vita, ma si dice che gli diede più saggezza di qualunque altro re prima di lui. Ora, quando guardate la storia di Israele, ebbero i loro alti e bassi, ma se doveste scegliere un punto nella storia di Israele in cui la gloria era all'apice, sarebbe al tempo di Re Salomone. Si dice che tutte le genti del mondo andavano da lui, che c'era così tanto argento e oro nel regno che... In verità l'argento non contava nulla perché tutto era fatto d'oro. L'apice del regno, ciò che di più simile al regno dei cieli in terra riuscì a realizzare il popolo di Israele fu durante il regno di Salomone, soprattutto quando venne la regina di Sheba, perché si dice che l'obiettivo che Dio aveva per il suo popolo era voglio che siate una nazione di re e sacerdoti, voglio che tutte le genti vengano a voi e sappiano di me. Il tempio era appena stato costruito, tutto era nuovo di zecca. Salomone aveva appena costruito la sua casa. C'era grande ricchezza e prosperità, e c'era pace ai confini tutto intorno. E in quel periodo la regina di Sheba aveva saputo della saggezza di Salomone. Veniva da un paese molto ricco, da qualche parte vicino all'Arabia Saudita, con una grande carovana. Aveva portato animali, doni e tantissimi tesori per Salomone. E tutto quello che chiedeva era: Voglio farti delle domande. Perché le cose più importanti per lei erano la verità e la saggezza. Ed è davvero la cosa più importante: la verità vi farà liberi. E gli fece ogni genere di domanda. Ora sentirete leggende che la regina di Sheba e Salomone avevano una storia e che ebbero un bambino, ma nulla di tutto ciò è nella Bibbia. Nulla di tutto questo si ritrova nella storia e nelle tradizioni, nelle leggende più recenti, nei film. Ma la Bibbia non lo dice, voglio dire. Sapete, Salomone aveva 300 concubine e 1000 mogli, non gli serviva una in più. E quindi non è che fosse venuta per quel motivo. Quindi nella Bibbia non c'è nulla che alluda a tutto questo, voleva solamente vedere chi fosse il Dio che Salomone adorava. Avrete sentito dire quell'espressione? Ho avuto un'esperienza mozzafiato. Viene dalla regina di Sheba. Dopo aver visto la casa di Salomone, il tempio di Dio, dove abitavano i suoi servi, il loro abbigliamento, la ricchezza del regno, aver sentito le risposte alle sue domande, la Bibbia dice che rimase senza fiato. Abbiamo imparato cosa vuol dire quella parola. Rimase senza respiro. Ecco cosa vuol dire la parola fiato qui. Fu un'esperienza mozzafiato. E disse: "Non mi era stata riferita neppure la metà della tua saggezza e grandezza". Ora c'è uno più grande di Salomone che è venuto nel nostro mondo. Salomone era il figlio di Davide che costruì una casa per il Signore. Sapete che Dio disse al re Davide, tuo figlio mi costruirà una casa che durerà per sempre. Ecco quello che disse il profeta Nathan al re Davide. Nathan, il profeta, parlava di Salomone o più nello specifico di Gesù, il figlio di Davide che avrebbe costruito una casa che sarebbe durata per sempre. Salomone alla fine fallì, le sue mogli allontanarono il suo cuore da Dio. Finì per pentirsi verso la fine, potete leggere nel libro dell'Ecclesiaste Vanità delle vanità, ho passato il tempo a inseguire le cose del mondo, ma tutto è vanità. Ritornò al Signore, ma quel tempio fu distrutto. Quel figlio di Davide aveva fallito, ma il figlio di Davide avrebbe costruito una casa che sarebbe durata per sempre, ed era la Chiesa, era Gesù, e la Chiesa è un tipo della regina di Sceva che veniva a cercare saggezza. Quindi in questa storia abbiamo una specie di allegoria del glorioso e magnifico regno che Dio sta preparando per noi. Quello che accadde a Israele al tempo di Salomone è solo una piccola ombra di quello che Gesù, figlio di Davide, ha preparato per coloro che lo amano. Un vero regno dorato. E ne parleremo stasera. La Bibbia ha molto da dire sul regno dei cieli ed è molto reale. Guardiamo qualche versetto, domanda 1 nella nostra lezione. Che cosa ha promesso Gesù al suo popolo? Cosa ha promesso Gesù al suo popolo? In Giovanni 14.2 ha detto, nella casa del Padre mio, potete dirlo con me, ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un posto. Ha detto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. Domanda numero 2. Cosa sappiamo del luogo che Gesù ci sta preparando? La Bibbia ci dice che sta facendo tutte le cose nuove. Ora ci sono tante cose bellissime che il Signore ci promette. Prima di tutto, Isaia 65:17, poiché, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Dove dimori la giustizia? Perché il Signore sta facendo un nuovo cielo e una nuova terra? C'è qualcosa che non va nel vecchio cielo? Quando si dice nuovo cielo la gente dice cosa c'è che non va col vecchio cielo. Il cielo ha tre parole e ci sono tre definizioni per la parola cielo. Una è in ebraico, il primo cielo, e si tratta dell'atmosfera attorno alla Terra, è lo strato che copre il nostro pianeta dove volano le nuvole, dove volano gli uccelli, l'aria. Non si è inquinato nel corso del tempo? Quindi, quando Dio dice i primi cieli della terra sono passati, non sta parlando del cielo inteso come paradiso, sta parlando dell'atmosfera attorno alla terra. Quando Dio dice crea nuovi cieli, intende una nuova atmosfera attorno alla terra. Potete leggere in Genesi che Dio ha separato le acque di sopra dalle acque di sotto con il cielo. Si tratta dell'aria tra la terra e le nuvole. Quindi, ecco quello che intende quando dice che crea nuovi cieli e nuova terra. Dio si prenderà questo pianeta ed esso sarà purificato dal fuoco che scenderà alla fine dei mille anni e sulle rovine purificate di questo pianeta inizierà tutto di nuovo, ma questa volta ai giorni della creazione io e voi assisteremo. Vedete Dio ha un piano e nulla di ciò che Dio pianifica sarà sventato dal diavolo. Il diavolo non vince. Dio completerà il suo piano, il piano è di rinnovare questo mondo e popolarlo con il popolo creato a sua immagine, lo porterà a termine. Ebrei 11:16. La Bibbia dice: ha preparato loro cosa? una città. Ora, quando penso alle città non penso di solito a cose buone. Sono stato a Los Angeles. Milioni di persone ci abitano, non so quante ora. La mamma si trasferì a New York io crebbi a New York, un'altra grande città. Il papà si trasferì a Miami. Andai laggiù, andai a scuola a Miami. Un'altra grande città, non mi piacciono le grandi città. Quest'anno sono stato a Shanghai, sono stato a Manila, una grande città. Milioni, Giacarta in Indonesia, a Cairo, Londra, Parigi. Francoforte. Voglio dire, potete citare gran parte delle principali città del mondo, Madrid sono stato più o meno in tutte le grandi città del mondo ci sono delle belle cose, non voglio che capiate male. Ho guardato certe cose e mi sono meravigliato, ma il motivo per cui sono scappato a 13 anni la prima volta, 15 la seconda, sono scappato sulle colline era perché volevo andarmene dalla gente. Sapete perché? La gente lotta col peccato e con l'egoismo. E ovunque si vada e c'è una concentrazione di persone, c'è una concentrazione di problemi. Dove ci sono i problemi delle gang? Non così tanto nelle fattorie, ma nelle città, dove c'è una forte concentrazione di gente. E le città del cielo saranno diverse perché non ci sarà il problema del peccato, non ci sarà l'egoismo. Invece di una concentrazione di persone egoiste, ci sarà una concentrazione di persone amorevoli. Quindi ho dovuto rivedere la mia posizione sulle città quando ho letto che Dio aveva preparato una città perché di solito correvo nella direzione opposta quando pensavo alle grandi città. Ora si dice che questa città verrà dal cielo. E alcuni dicono, oh, tac, sai, come puoi prenderlo sul serio? Sono pie illusioni queste storie sul cielo, voi cristiani avete bisogno, sono solo una stampella per le vostre debolezze, dovete vivere qui e ora. Sapete, ma quelle stesse persone non hanno problemi nel credere che l'uomo possa fare una città nello spazio. Non è strano? Qualcuno qui ora dubita che possiamo almeno mettere una piccola città nello spazio? Non è quello che abbiamo nella Stazione Spaziale Internazionale. Stavo campeggiando alcuni anni fa nel deserto profondo e vedevo una stella luminosa e uno dei miei amici disse: Oh, è la Stazione Spaziale Internazionale. Dissi: Sì, è vero. Mi passò un binocolo, non era nemmeno un telescopio, e guardai e pensai che era vero perché era una stella quadrata. Ma più si studiano i misteri del cosmo... Più impariamo che non sappiamo. Di fatto è una semplice regola che Salomone probabilmente direbbe in questo modo. Più a lungo si vive, più si sa di non sapere. Più si impara e più ci si rende conto di non conoscere. E i nostri più grandi telescopi, pensate che rispondano alle domande, rispondono ad alcune, ma presentano ancora più domande di quante ne avevano prima. Migliori sono i microscopi e sicuramente meglio rispondono ad alcune domande, ma alla fine producono più domande di quante ne avevamo all'inizio. E più guardiamo da vicino quello che fa l'uomo, più imperfezioni troviamo. Più guardiamo da vicino quello che fa Dio, più troviamo misteri e meraviglie e bellezza. Quindi quando Dio dice: Farò scendere questa città dal cielo, dove ci sono dimore. La gente guarda Star Trek e pensa: sì, potrebbe essere vero. Ci sono fan di Star Trek che ci credono, ma Dio dice così e dicono: Oh no, non sono sicuro che Dio possa farlo. Hollywood può farlo, ma non siamo sicuri che Dio possa. Io penso che possa. Voglio che ascoltiate questa lezione stasera. Abbiate un po' di fede. Pensate più in grande del solo qui e ora. Ci sono così tante meraviglie nel mondo che non possiamo spiegare, persino in questa vita. Non sappiamo come si formi una singola cellula. Perché dovremmo dubitare della parola di Dio? Gesù ha detto che il regno dei cieli alla fine sarà qui su questa terra, la nuova Gerusalemme verrà qui. Matteo 5.5. Beati i miti perché erediteranno. Le nuvole erediteranno la terra. Su questo mondo, Dio ricreerà nuovi cieli e nuova terra. Ho sentito un pastore dire: proprio dove ora le pecore pascolano, i dinosauri tuonavano. E allo stesso modo dove ora governano gli empi, Dio ricreerà le cose e i giusti erediteranno la terra. Ora, che cosa faremo lassù? Siederemo sulle nuvole? Suoneremo l'arpa e basta? Ci viene detto che in realtà saremo ben impegnati per tutta l'eternità. Dio non ha creato l'uomo per non fare nulla. Isaia 65:21 dice, costruiranno cosa? Case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. A proposito di case, nello specifico, ne ho appena sentito parlare, era la settimana scorsa nelle notizie, Jeffrey Green, un investitore miliardario, vende la sua casa, la casa più costosa del Nord America 195 milioni di dollari penso che sia 23 acri a Beverly Hills sull'oceano alla sua vigna privata il campo da tennis e potete capire perché Gesù ha detto che è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli perché se la gente ha ville come questa probabilmente non starà ad aspettare la villa di Gesù beh Gesù sta preparando qualcosa di ancora meglio il concetto di cielo di alcune persone Vedete tutti quei quadri medievali? È che saremo tutti dei paffuti cherubini sulle nuvole e suoneremo l'arpa. Dei piccoli bambini nudi lassù, sapete? E alcuni dicono: Se andrai in paradiso, che cosa farai? Oh, suoneremo l'arpa e fluttueremo su queste nuvole eteree. E se è tutto qui quello che faremo, potete capire perché alcune persone pensano che l'inferno sia più interessante ma no, l'inferno non sarà interessante, il regno dei cieli sarà molto più interessante. Faremo tutte le cose più esilaranti. Domanda numero 3. Che cosa sappiamo ancora sulla città santa? Guarderemo alcuni dettagli che ci parlano del cielo e di quello che accadrà là. Apocalisse 21:16 dice dice la città era a forma quadrangolare. Egli misurò la città con la canna ed era di 12.000 stati. Sarebbero circa 2.400 km, convertendo queste antiche misure la lunghezza, la larghezza e l'altezza saranno uguali. E quindi ecco questa enorme città è quadrata. Ora voglio che ci riflettiate. Le mura sono di circa 600 km per ogni lato e penso di avervelo già detto, 2.400 km di perimetro. Quanto è lungo il New Mexico? È uno stato quadrato più o meno? 640 chilometri? Sì, la gente si preoccupa: ci sarà posto per me nella città? Sapete, tutta questa gente che verrà salvata nel corso degli anni, ci sarà posto per me? Sono cresciuta in questa città, questa è un'immagine più recente di New York e ci sono circa 7,5 milioni di persone a New York. Volete sentire un fatto sorprendente? Ero atterrato all'aeroporto Fort Worth di Dallas e una volta atterrati ci voleva un sacco di tempo per raggiungere il gate. E qualcuno disse, sapete che l'aeroporto DFW è più grande dell'isola di Manat? Risposi no, disse no davvero. Mi piacciono i fatti incredibili, per questo volevo parlarne nel mio programma alla radio. Quando sono tornato a casa ho controllato ed era vero. L'aeroporto Dallas Fort Worth copre un'area più vasta dell'isola di Manhattan e ci sono 7,58 milioni di persone a New York. La nuova Gerusalemme avrà un lato di 600 chilometri, circa come il New Mexico, e Dio dice che sta costruendo delle ville, non deve fare tutto su un piano, può andare in alto. Sapete quante persone possono entrare in quella città? Miliardi e miliardi! Quindi non pensate mai, oh sapete, finiranno le stanze prima che io sia salvato. Non ci sarà posto per me, avrò solo una casa minuscola da poveretti. Non ci sarà spazio. Oh no, amici, dovete pensare più in grande di così. Apocalisse 21, versetto 2: E io, Giovanni, vidi la Santa Città, la Nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio. Ora ecco un'immagine della Vecchia Gerusalemme. E sapete, la città che forse ha combattuto più guerre, che è stata distrutta e ricostruita più di ogni altra città del mondo, è una città chiamata la Città della Pace. Sapete quello che significa Gerusalemme? Geru, città, shalom, pace. Geru, shalom, città della pace. È citata per la prima volta nella Bibbia con un re. Il primo re di Gerusalemme non è Davide o Saulo o Salomone, è qualcuno chiamato Melchisedec. Che come ci dice il Nuovo Testamento è un tipo di Cristo, era il re di giustizia. Aveva portato pane e vino per Abramo, Gesù è il nostro re di giustizia, è stato chiamato il sacerdote del Dio Altissimo, Gesù è il nostro re, è il nostro sacerdote, è il nostro re di giustizia. Ci porta il pane e il vino nell'ultima cena, e Malchiside, che era il re di un luogo chiamato Salem, o pace. Probabilmente era più un luogo pacifico allora, ma una volta iniziato a costruire la città ci furono più guerre. Potete aggirarvi oggi nella parte vecchia di Gerusalemme e vedrete ancora i buchi dei proiettili nei muri o negli edifici ovunque che non sono stati riparati. Un piccolo segno delle guerre, ma non è la vecchia Gerusalemme che verrà dal cielo, è la nuova Gerusalemme. Apocalisse 21, versetto 10 e versetto 12. Dice la Santa Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio, aveva un grande ed alto muro con quante? Dodici porte. Dodici è un numero perfetto dal punto di vista matematico, davvero per le costruzioni. Perché un piede equivale a dodici pollici? Perché è uno dei numeri meglio divisibili. Dodici è divisibile per uno, due, tre, quattro, sei. E Dio. Nel costruire la città ha usato una aritmetica perfetta. 12 è il numero che rappresenta la chiesa. Ci sono molti numeri non comuni. Quante tribù ha Israele? 12. Quanti apostoli? 12. E la Bibbia ci dice che la nuova Gerusalemme ha 12 fondamenta, 12 porte. Ci arriverò tra un attimo. L'albero della vita ha 12 tipi di frutti, 12 volte all'anno. C'è una donna in Apocalisse 12 e ha 12 stelle sul capo. E quanti le leprosi ha guarito Gesù? Dieci. Volevo vedere se continuavate. Voglio che ci pensiate su, sapete? Continuate a dire dodici, dodici, dodici. Voi conoscete la vostra Bibbia. Ma in realtà è davvero una città progettata alla perfezione. E sapete di che cosa sono fatte le porte? Avete sentito parlare di porte di perla? Non vuol dire che erano intarsiate di madre perla. La Bibbia dice che ogni porta era una perla. Ora se guardate le dimensioni di questa città, un lato del muro è 600 km e si dice che le mura sono spesse 144 cubiti o 72 metri circa. Non sono del tutto sicuro di quanto fossero alte, c'è un versetto che dice la lunghezza, la larghezza e l'altezza erano le stesse. Quindi una delle porte dovrebbe essere piuttosto grande, altrettanto dovrà essere la perla. Starete pensando, Pastore Tag, non riesco a immaginarlo, non preoccupatevi, la Bibbia dice che non potete immaginare le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Quindi mentre continuiamo questo studio e dite oh è troppo, non riesco a immaginarlo, è esattamente quello che Gesù intendeva quando ha detto non potete nemmeno immaginarlo. E se le perle sono così grandi, pensate a quanto dovrebbero essere grandi le ostriche in cielo. Giusto? Sapete Gesù racconta una parabola di un uomo che cerca perle preziose e trova una perla di grande valore e va e vende tutto quello che ha per comprare quella perla che aveva un valore così grande mi sono imbattuta in un fatto incredibile qualche anno fa un uomo di nome Alan Golash a Rhode Island andò in un'antica bottega e c'era un cesto pieno di cianfrusaglie e bigiotteria mentre stava rovistando lì dentro trovò questa spilla che è chiamata la perla di venere Andò a finire che la riconobbe, non è una cianfrusaglia, è una perla vera era davvero una perla vera erano due perle viola molto rare, perle kahog che avevano un prezzo enorme montate in oro con veri diamanti. La comprò per 14 dollari. E la vendette per milioni. Mi sono dimenticato quanto. Quando ho sentito che era stata messa all'asta, sapevo che avrebbe preso almeno 2 milioni. Non so quale sia stato il prezzo finale, ma l'ha venduta per milioni. Come pensate si sia sentito il proprietario della vecchia bottega che l'aveva venduta per 14 dollari? Come pensate si sia sentito quando scoprì che aveva qualcosa che valeva milioni e che se l'era lasciato sfuggire dalle mani? Non sarebbe triste avere l'opportunità di assicurarsi la vita eterna e lasciarsela sfuggire dalle mani? Gesù dice, non sprecate la vita. Vedete, siete vivi giusto per un paio di motivi. Uno, per conoscere Dio e il suo amore, per accettarlo con fede, per permettergli di trasformarvi e avere la vita eterna. Due, per annunciare Dio e il suo amore. Lo scopo di questa breve avventura che avete in questa vita è determinare il vostro destino eterno. Purtroppo la maggioranza delle persone vogliono e sono pronte a sacrificare l'eternità per i piaceri temporanei e transitori di questa vita. Che triste. Apocalisse 21, versetto 18, in cui si parla ancora delle dimensioni della città. Il muro era fatto di diaspro. Meraviglioso, luccicante. Ora, questa illustrazione di un artista mostra che è molto alta, come una piramide, perché dice che la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono le stesse. Alcuni si sono fatte delle domande. E poi potete leggere in Apocalisse 21, 21, la piazza della città era di oro puro. Ora, ho sentito dire che l'oro, se fosse, se si potesse fare assolutamente puro, sarebbe trasparente. Quello che dona il colore all'oro sono i vari gradi di impurità. E 14 carati è la purezza massima che potete avere. Ma poi ci sono 22 carati in vari tipi d'oro. Ma qui Giovanni dice che quest'oro è come se fosse trasparente. È la forma più pura di oro in cielo. Domanda numero 4. Che cosa dice la Bibbia sulle scorte d'acqua e di cibo della città? Sono così entusiasta di parlare di questo studio. Si dice in Apocalisse 22, versetto 1, poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita. Ogni vita necessita di acqua. Gli animali, le piante, i funghi, gli insetti, qualsiasi siano. Non c'è vita, i batteri non possono vivere senza acqua. In questo mondo la sorgente di vita sarà l'acqua. Gesù ha detto, io sono l'acqua della vita. E prima di tutto dobbiamo accettarlo nelle nostre vite. Dunque, dal trono di Dio scorre questo fiume. Ho visto il Nilo, ho visto il Rio delle Amazzoni e il Mississippi e molti altri grandi fiumi del mondo. E sapete la foce del Rio delle Amazzoni, dove sbocca nell'Oceano Atlantico, è di circa 80 chilometri. Quanto pensate sia grande questo fiume? Quando vi immaginate il fiume che irriga tutto il pianeta, il fiume principale che fornisce acqua a questo pianeta? Fareste meglio a pensare in grande, sarà enorme. Leggete gli ultimi capitoli di Ezechiele, si parla di questo fiume. Si dice: Ci entrai per mille cubiti e mi arrivava alle caviglie. Poi andai avanti e mi arrivava alle ginocchia. Andai avanti e arrivava ai fianchi. E continua ad andare avanti, avanti e molto gradualmente diventa sempre più profondo. E alla fine dice: Supera la mia testa. Un fiume che non si può nemmeno attraversare, bisogna nuotare. E parla di questo fiume che è così difficile da descrivere. E vi chiedete se stia vedendo il fiume che viene dal trono di Dio. Inoltre, su ambedue le rive, Apocalisse 22, versetto 2, da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. 12 volte all'anno, 12 tipi di frutti per 12 volte all'anno. Sono 144 diversi tipi di frutta. Ho lavorato per Barking Robbins, era un lavoro fantastico. E quando ci ho lavorato per la prima volta, il proprietario dell'azienda mi ha detto: "Doug, forse ti starai chiedendo se si può mangiare il gelato. Sì, puoi farlo, non ti preoccupare. Ogni volta che ne vuoi un po', prenditi un po' di tempo. Puoi mangiarne quanto ne vuoi, te ne stuferai". Non mi è mai successo. Mi sono mangiato tantissima crema con giamoca e mandorle, penso ne ho mangiato tantissimo anche di praline e noci pecan. Me ne sono mangiato tantissimo. Era il mio pranzo metà delle volte e sapete la cosa divertente è che ora ho smesso di mangiare gelato. Sono vegano adesso, ma ragazzi mi sono mangiato un sacco di gelato. Ma potete immaginare? L'albero della vita è ancora più buono del gelato. 144 tipi diversi. Ora, vedete che cosa dice dell'albero? Dice e porta il suo frutto ogni mese. Le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Un albero da ogni parte del fiume. Ora come lo concepite? C'è questo grosso fiume più grande del Rio delle Amazzoni e c'è un albero. Beh, deve essere un albero grande, voglio dire è davvero un albero enorme. Viviamo nel nord della California, dove ci sono gli alberi più alti del mondo, le sequoie, sono molto imponenti. Non sono nemmeno lontanamente come l'albero che dà la vita a tutto il pianeta. Questo è un albero i cui frutti ogni persona che vive sulla terra deve mangiare, tutti i salvati devono mangiare da questo albero. E penso che i rami non solo crescano sopra il fiume, ma che le radici siano sotto il fiume, che il fiume ci passi attraverso, perché c'è un albero da ogni parte del fiume. Come altro potete? Hanno guardato ogni traduzione, dice la stessa cosa. Un albero da ogni parte del fiume. Il fiume deve passarci in mezzo, è un insieme imponente. Imponente, ci riuniremo lì. È detto che le foglie sono per la guarigione delle nazioni. Che cosa vuol dire? Le persone si ammalano in cielo e devono correre all'albero e sfregarsi le foglie sulle ferite? No, non ci saranno malattie. Non dice che le foglie dell'albero sono per guarire le malattie. Dice che le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Sapete, tutti siamo divisi in questo mondo. Ci sono divisioni politiche, culturali, razziali, linguistiche, ma quando saremo tutti insieme, come una famiglia sotto le foglie splendenti dell'albero della vita, tutte le divisioni, tutte le distinzioni saranno guarite, ci sarà unità, perché tutti dovremmo allungare la mano e prendere dall'albero della vita. Sapete, sono appena tornato dall'Australia e in Madagascar, in Africa, in Australia, ci sono questi baobab, così li chiamano in Australia e li chiamano... Alberi della vita, perché in un clima molto secco, lo vedete nell'area rurale tutto intorno, riescono in qualche modo a immagazzinare acqua, assorbono l'acqua quando piove e la conservano, tengono in vita le persone, perché le loro fibre si possono strizzare e ne esce l'umidità. Se ne possono mangiare i frutti e le foglie più giovani come fossero spinaci, il polline si può usare come colla, con la fibra si confezionano vestiti. Voglio dire, ogni parte dell'albero in qualche modo dà vita. Mio padre mi ha raccontato che durante la Seconda Guerra Mondiale, era un pilota, molti marinai e piloti venivano abbattuti e finivano sulle isole del Pacifico. Chiamavano l'albero del cocco, l'albero della vita. Stessa cosa, c'era acqua nelle noci, dava cibo, dava carburante, serviva a tutto. Beh, se Dio ha questi alberi della vita che possiamo vedere ora, non vedo l'ora di vedere quello grande, non sarà incredibile? Domanda numero 5. In cosa sarà diversa la vita in cielo da quella che viviamo qui sulla Terra? Va bene, affronteremo diverse cose che sono molto interessanti. A. Qui ci sono A, B, C. Risposta A. Si apriranno gli occhi dei ciechi. Non sarà fantastico? Alcune persone, forse chi non ha mai visto, avranno una vista perfetta allora. Vedranno come aquile. Qualsiasi cosa avete in questa vita sarà portata al massimo in cielo. Tutti i sensi saranno infinitamente più acuti. Penso che saranno davvero potenziati. La gente che ha sempre avuto problemi di vista avrà una vista perfetta. Là. Per la gente che ha problemi di udito qui si dice che saranno sturati gli orecchi dei sordi. Avranno un udito soprannaturale come Superman. In cielo avrò la testa piena di capelli quando ci andrò, fino alle spalle, mi chiamerete Harry quando arriverò. E si dice in Isaia 35:6 Risposta C. Allora lo zoppo salterà come un cervo, non solo che camminerà un pochino. Ricordate quando Pietro e Giovanni hanno guarito quello zoppo presso la porta chiamata Bella? In Atti capitolo 3 si dice entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio, è passato dall'essere zoppo a saltare ed era felicissimo. Tutti i sensi, tutte queste cose saranno, poi si dice, e la lingua del muto non solo parlerà, ma canterà con voce bellissima. Io sarò capace di cantare o oh, non vedo l'ora? Cantare in cielo con... Sapete, la Bibbia dice che sapremo cantare non solo con gli angeli, ma con Dio. Lo sapevate che nel libro di Sofonia si dice si rallegrerà con te con canti di gioia? Dio canta. Noi siamo fatti a sua immagine. Il motivo per cui cantiamo è perché lui canta. Potete immaginare che cosa sia cantare con Gesù. È citato una volta solo nella Bibbia. Dopo che Gesù fece l'ultima cena si dice che cantarono un inno e uscirono. Egli cantò con gli apostoli poco prima di salire sulla croce. Gesù cantava. Risposta di Isaia 65:25. Tutte le creature ci saranno gli animali. Dio ha fatto gli animali nella prima creazione, ha riempito il mondo di loro e guardate tutti gli animali estinti che abbiamo ora. Beh, non si possono vedere gli animali estinti, sapete cosa intendo? Guardate tutti quelli che sappiamo essersi estinti. Quanti altri ce n'erano prima dei problemi con l'umanità? Prima del diluvio? Ce ne saranno state ancora più varietà e si facevano del male? No, volete sentire un fatto incredibile? Vedete, avete mai sentito parlare del mago di Oz in cui si dice leoni, tigri e orsi, aiuto? Beh, questi tre nell'immagine si chiamano BLT. È l'acronimo inglese che sta per orsi, leoni e tigri. Furono tolti da uno spacciatore di Atlanta che li aveva tenuti da quando erano cuccioli nel suo seminterrato. Erano in condizioni pietose. Furono salvati e adottati da uno zoo in Georgia. Siccome erano così abituati a stare insieme, li misero nella stessa gabbia e andavano molto d'accordo. Vi siete mai chiesti cosa succede a mettere insieme un leone, una tigre e un orso? Beh, se si conoscono nell'infanzia vanno d'accordo. Ed è quello che ci dice la Bibbia in Isaia capitolo, questa è la risposta E nella vostra lezione, Isaia 11, versetto 6, il lupo abiterà con l'agnello e un bambino li guiderà. Vedete un bambino guidare un agnello, ma un bambino che guida un agnello è un lupo? E si dice che il leone mangerà la paglia come il bue. Quanti di voi hanno mai letto quel libro uscito anni fa sulla piccola Tyke? Sapete di cosa sto parlando? Alzate le mani. La piccola Tyke, questa famiglia aveva adottato un cucciolo di leonessa. La madre uccideva tutti i suoi cuccioli, quindi l'avevano portata via dalla madre allo zoo. L'avevano data a questa famiglia delle West Walls, nel nord della California. L'adottarono e le diedero. De latte, poi una volta svezzata cercarono di darle la carne. Non mangiava la carne, ma era attratta dai cereali. E questa leonessa si rifiutava di mangiare carne, giocava con gli agnelli e con gli animali della famiglia, non mordeva né faceva male ad alcuno nella fattoria, non accadde mai, nemmeno quando diventò un'adulta di grossa taglia, non toccò mai del sangue, mai della carne, era una leonessa vegetariana. Quanti di voi hanno sentito questa storia? La potete cercare come Piccola Tai, che è il titolo del libro. È una storia straordinaria, forse un assaggio di quello che sarà in cielo. Risposta F. Si dice il deserto fiorirà come la rosa. Potete immaginare i luoghi che sono i più desolati del mondo ora e ci sarà un bellissimo giardino. Sapete, ora abbiamo dei posti che sembrano terra bruciata, ma non sarà così in cielo. I posti stupendi saranno infinitamente più belli e i deserti saranno ancora meravigliosi. Tutto sarà migliorato. In realtà sapete che c'è una... il sole sarà più luminoso. In Isaia si parla della luminosità della luna che brillerà come il sole è ora e la luminosità del sole sarà sette volte tanto. È nella profezia di Isaia. Ora forse starete pensando ma non ci brucerà, sarà più luminoso ma non più caldo. E gli occhi, in qualche modo, saranno in grado di tollerarlo, ma i colori che vedete ora non saranno nulla se paragonati a quei colori, se si potesse ora avere una visione del cielo, se potessimo sopportarla, se fossimo in grado di sopportarne la gloria e la sua spettacolarità, se potessimo sentire le schiere degli angeli cantare, se potessimo assaporare quanto il gusto dei cibi sarà migliore, infinitamente più delizioso. A qualunque livello siano, i vostri sensi ora saranno moltiplicati per cento. Ogni cosa di questa vita sembrerà sbiadita a causa del peccato. Sarà tutto migliorato. E sarà così per l'eternità. Inoltre, risposta G, Isaia 33, versetto 24, nessun abitante dirà io sono malato. Nessuno sarà malato là. Non sarà meraviglioso non doversi preoccupare per il vostro fascicolo sanitario in cielo o per l'assicurazione sanitaria? E, ragazzi, molte persone saranno disoccupate. Povero dottor De Ros, che cosa farà? <ride> No, troverà molto da fare, pensate a tutto quello spazio in più che ci sarà lassù, non ci saranno cimiteri, giusto? Avremo molto spazio nella città, non ci saranno stazioni di polizia, non ci saranno prigioni, giusto? Risposta H. Apocalisse 21, versetto 4: Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima son passate. Quello che avrete lì lo avrete per sempre, non dovrete mai più temere di perderlo. E, nonostante questo, la gente è riluttante, esita nel voler dare il cuore a Gesù e seguirlo. Domanda 6: Che tipo di corpi avranno i santi nel regno? Saremo fantasmi che fluttuano in giro? Filippesi 3, 20-21 il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Il Signore ci darà un corpo glorioso. Quando Gesù è risorto dai morti, era reale? Questa è la domanda successiva, la numero 7. Il corpo di Gesù è reale o è uno spirito? Quando è risorto dai morti, ricordate, è uscito dalla tomba? È apparso ai discepoli e nella camera alta ha detto loro Luca 24, versetto 39 Guardate le mie mani e i miei piedi perché sono io, toccatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Cosa sta dicendo? Sta dicendo non sono un fantasma e mangia di fronte a loro per provare che è reale. Che tipo di corpo avremo? Corpi reali. Ma avremo quattro dimensioni. Vedete, ora viviamo in tre dimensioni. Dopo che Adamo ed Eva peccarono, persero una dimensione, la dimensione spirituale. Sarà ripristinata, avremo corpi eterni e glorificati. Saremo in grado di parlare con gli angeli, vedremo Dio. Saremo in sintonia con il mondo spirituale, a quel punto con gli spiriti buoni, con gli angeli. Domanda numero 8. Quali altre promesse incoraggianti si trovano nella parola di Dio riguardo questo magnifico regno? Leggiamo in Atti 3:20-21 ed egli mandi Gesù Cristo che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Significa che tutto sarà restaurato, quindi quando vi chiedete che cosa faremo in cielo, che cosa voleva Dio che Adamo ed Eva facessero, semplicemente che volasse sulle nuvole, sudassero sull l'arpa o Dio crea un giardino e diede ad Adamo ed Eva cose pratiche da fare nel suo regno reale? Ma sarà ancora meglio, sapete? Viaggio molto e di quando in quando affitto auto e dovevo affittare un'auto per questo incontro. Qualche volta, se l'auto noleggiata non è a disposizione, dicono: Beh, non abbiamo il modello che voleva, ma gliene daremo uno migliore. È sempre piacevole quando succede. Ricordo che una volta ero a St. Louis e. Dovevo fare il check-out per la mia auto noleggiata e l'impiegata mi guarda e dice "Lei è in televisione?". Non sono mai sicuro di che cosa devo dire, perché qualche volta dico sì e mi rispondono "Ah, è quel venditore di auto", non lo sanno. Quindi le dissi "Sì" e lei mi rispose "Ah, quel programma, Amazing, le dissi "Sì", Amazing Facts, Duckwatch". Oh, lo guardo, mi piace il suo programma e c'eravamo solo noi due lì, stavo ritirando l'auto. Si guardò a destra e a sinistra e disse "Lasci che gliela dia una migliore". Dissi, oh, sarebbe bello. Disse. Le piacerebbe una decapotabile? Guardai fuori, sta nevicando. dissi, come faccio? E disse: Oh, mi dispiace, rispose, non so cosa stessi pensando. Poi mi disse: Ah, abbiamo la Cadillac Executive. mi disse: se le piace, hai il volante riscaldato. Pensai, oh cavolo, dove siamo arrivati? Il volante riscaldato, che ramolliti, gente? Beh. Salì sull'auto e accesi quella cosa. Faceva freddo, sapete, quel volante riscaldato era piuttosto piacevole. Sapete, mi fece davvero piacere l'upgrade in quel viaggio. L'unica cosa fu che dovetti fermarmi in una chiesa a predicare. E parcheggiai lontano perché pensai, penseranno che sono un ricco televangelista, che vivo nella ricchezza. Quindi parcheggiai ben lontano, nessuno mi avrebbe visto entrare in chiesa. E quindi chiusi la macchina, schiacciai per sbaglio il pulsante antipanico e iniziò a suonare e tutti i membri della chiesa si girarono e mi videro nella Cadillac. Ad ogni modo il motivo per cui ve lo sto raccontando è perché otterremo un bel miglioramento. Oh sapete, non potreste sentire nulla di più piacevole se viaggiate tanto di quando vi dicono ne passeremo dal vagone normale alla prima classe. E per tutti quelli che entreranno nel regno sarà meglio di quello che hanno avuto Adamo ed Eva. Perché il diavolo non getterà più nel caos e piano di Dio. Dio dice non solo farò quello che ho detto, ma lo farò meglio di prima. La restaurazione di tutte le cose. Apocalisse 14.4. Dice, essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque egli va. Parla dei 144.000. Ora, ecco una domanda, amici. Quanti di voi vogliono essere in quel regno e seguire Gesù là? Se volete seguirlo là, allora dovete seguirlo prima qui, ora. Ecco. Quelli che lo seguono qui, ora, saranno in grado di seguirlo là, poi. Non potete cambiare idea all'ultimo momento ed essere cristiani dopo la fine della prova. Dio ci chiama ora. Domanda 9. I ricordi tristi e dolorosi di questa vita angustieranno le persone in cielo? Risposta. Isaia 65:17. Le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Non dovremo preoccuparci della forma, non so voi, ma io... Persino mentre sono qui, penso a cose che ogni volta che ci penso vi faccio piccolo. Oh, l'ho detto, l'ho detto. Oh. Le cose dolorose che avete passato e che vorreste poter dimenticare. Alcune persone hanno sperimentato la violenza ed esperienze che hanno causato ogni tipo di stress. Come i soldati. E pensate questi ricordi terribili saranno per sempre? Dio ci ha detto che ci guarirà. Tutta la bellezza e la gloria e lo splendore e la meraviglia e i piaceri del cielo. Eclisseranno e cancelleranno i ricordi dolorosi di questa vita. E ci saranno gioie a portata di mano per sempre. Domanda 10. La gente della Terra si riconoscerà nel nuovo regno di Dio? Sapete, alcuni dicono, mia nonna sembrava vecchia per gli ultimi trent'anni della sua vita. Quando andrò in cielo come la riconoscerò se avrà un fisico giovane e glorificato? Non preoccupatevi, la promessa... Nella Bibbia, prima Corinzi 13, 12, dice: Allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Il Signore ci darà discernimento in più, non in meno. Non solo riconosceremo le persone esternamente, siccome c'è la quarta dimensione, i vostri poteri spirituali riconosceranno lo spirito di una persona. Voglio dire, non nel senso di fantasma, ma sapete l'essenza di ciò che sono. Avrete un discernimento migliore allora. Cioè nel regno. Domanda 11. Quali altre promesse entusiasmanti ci fa Dio sul suo regno avvenire? Tante cose che vedremo. Risposta a. In Isaia 35,10 dice: i riscattati dall'Eterno verranno a Sion con grida di gioia e un'allegrezza eterna. Gesù non è venuto per portare via la felicità, è venuto per darci felicità. Sapete, quando per la prima volta ho pensato di diventare cristiano, sarò molto onesto con voi, ho lottato con me stesso, non voglio essere cristiano, non fanno nulla di divertente. Sapete, allora fumavo, bevevo e facevo tutte quelle cose e Dio ho scoperto non mi faceva smettere. Mi sono svegliato una notte, dopo una festa con i postumi della sbronza, e ho sentito una vocina dentro che mi diceva, ti stai divertendo, Doug? o mi svegliavo in prigione e mi ricordavo esattamente come c'ero finito. E sentivo la vocina dire Ti diverti, Dac? E ci è voluto un po' perché sono lento. Ma pian piano ho capito che Dio è un Padre Celeste e amorevole e la Bibbia dice egli non rifiuterà alcun bene, alcun bene a quelli che camminano rettamente. Non vuole rifiutarvi alcun bene, alla sua destra vi sono delizie in eterno, ma non scoprirete mai le delizie a meno che non facciate come dice Dio. Oh, tra l'altro sono appena saltato al nostro versetto successivo, il versetto preferito di mia moglie, Salmo 16.11. Alla tua destra vi sono delizie in eterno, le delizie non sono una cosa negativa, Dio vuole che godiamo le delizie, vi ha dato tutti i sensi, vuole che siate benedetti grazie al cibo. Ma sapete nel mondo l'abbiamo girato al contrario, pensiamo di dover cercare prima i piaceri fisici ed egoistici per poi soffrire con le conseguenze tutto il giorno. Dio dice fate le cose giuste ora e avrete delizie per molto tempo. Se dovessi farvi una proposta dicendovi vi piacerebbe avere un conto in banca con un miliardo di dollari? Forza, fin qui tutto bene, accettereste? Avreste una vacanza con tutte le spese incluse, salute perfetta garantita, potete andare a Las Vegas a divertirvi per un anno intero, quanto volete ma a caratteri piccoli, c'è scritto che alla fine dell'anno dovete andare in uno stagno di fuoco a pagare per i vostri peccati. Lo vorreste fare? Persino se dicesti, beh, sembra piuttosto buono, potrei forse provarci. Dopo il primo giorno passato davanti alle slot machine a godervi tutti gli spettacoli equivoci, sentireste una vocina dire 364 giorni. E il giorno dopo sentireste una vocina a dire 363 giorni. Non potreste godervi nulla perché sareste consapevoli, sono su un nastro trasportatore verso lo stagno di fuoco. Come posso godermi tutto questo? Vero? Ora giriamolo al contrario, supponiamo che Dio dica: vi sto chiedendo di rinunciare a voi stessi, prendere la croce e seguirmi. E avrete gioia eterna e delizie senza colpa nel futuro. In più godrete di una vita piena perché la vita cristiana è meglio anche ora. Non sarebbe sciocco, sarebbe come un bimbo che dice prendo un nichelino, meglio un pezzettino di caramella ora che 100 dollari poi. Sapete che lo facciamo, prendiamo decisioni immature senza pensare all'eternità. Risposta C, Zaccaria 8:5, le piazze della città saranno affollate di ragazzi e ragazze che giocheranno nelle sue piazze. Sapete, qui in alcune delle nostre città siamo abbastanza impauriti. Mia madre mi lasciava che io e mio fratello giocassimo sulla 42esima a Broadway. È difficile crederci ora. Ma in cielo ci sarà qualcosa di cui avremo paura? Direste ai vostri figli: vai a giocare per strada. Vai a giocare sulle strade dorate: non avranno nulla da temere lì, no? Nessuno farà loro del male. Risposta D. Isaia 40, 31. Corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Si innalzano con ali come aquile, avremo forza e resistenza costanti. Questo era il nostro versetto successivo, Isaia 40.31, qualche volta cito più avanti, perché conosco questi versetti. Si innalzano con ali come aquile, sapremo volare? Sì, ci viene detto. Conoscete quell'inno, rocca eterna, mi librerò verso mondi sconosciuti. Ovviamente è un inno. Ma ci credo, dice che ci innalzeremo con ali come aquile, credo che sapremo volare. Domanda 12. Uh, prima di passare alla domanda 12. Uh, perché non possiamo andarcene da questo pianeta? Tutti parlano degli UFO e degli alieni e sapete un motivo per cui non vediamo gli alieni? So di tutte le volte che li hanno visti. Sapete mio zio, il mio vero zio, lavorava nell'Area 51. Il fratello di mio padre è ancora vivo oggi. Mi ha detto tutto. Lavoravano su un aereo. Top Secret che tutti conosciamo, il Blackbird SR71 e su altri. Uh, non ci sono gli alieni. Sapete perché non abbiamo nessun contatto reale con gli alieni? Gli unici alieni sono probabilmente gli angeli, buoni o cattivi, perché questo pianeta è una malattia contagiosa e siamo in quarantena in questo pianeta, fino a che non sarà guarito, almeno questo sistema solare. Ma ci saranno ragioni per cui non dovremmo andare in altri mondi quando verrà Gesù? Non vedo l'ora di andare ad esplorare lo spazio. E dopo aver volato alla velocità della luce per cento anni, non raggiungeremo mai la fine, no? Andremo alla velocità del pensiero, non raggiungeremo mai la fine della creazione di Dio e vedremo sempre cose nuove che non sappiamo nemmeno comprendere. Domanda 12. Possiamo descrivere il nuovo regno di Dio con parole adeguate? Questa è una cosa che abbiamo ripetuto varie volte stasera. Ecco il versetto. Prima Corinzi 2:9. Le cose che occhio non ha visto, cioè l'occhio di nessuno, e che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuor d'uomo, né entrate nel cuore o perfino immaginate dall'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che hanno paura di lui, dice. Le ha preparate per chi? Per quelli che lo amano. Ecco perché dice che vuole che lo amiamo, amici. Domanda 13: Qual è la più alta ricompensa del nuovo regno di Dio? Oh, questa è la parte più bella. Si dice in Apocalisse 21, versetto 3, Dio stesso sarà con loro. Deve essere una cosa. La Bibbia dice che di nuovi luni in nove luni e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me. Potremo adorare davanti a Gesù. Sarà lui il predicatore e nessuno si addormenterà durante il sermone quando sarà lui a predicare, vero? E sapremo che tutto quello che dice è vero e buono, Dio stesso. Saremo con Lui, lo vedremo. Domanda 14: Cosa escluderà la gente dal regno celeste di Dio? E qui è una questione seria. Apocalisse 21, 27: E nulla di immondo significa che non c'è modo di entrare, e nessuno che commetta abominazione significa che se c'è qualcosa di abominevole o peccaminoso non entrerà. La Bibbia dice che Satana fu cacciato dal cielo per aver peccato. Il cielo è un luogo puro, c'è la presenza di Dio. Dobbiamo essere purificati ora e preparati mediante il sangue di Cristo e vivere in quel regno. Quindi non possiamo aspettare che Gesù arrivi per trasformarci. Ora è tempo che diventiamo nuove creature. La Bibbia dice che oggi è il giorno. Il Signore può darvi un cuore nuovo. Le cose vecchie sono passate quando vi convertite. Tutte le cose sono fatte nuove. Spesso si chiama rinascita e dobbiamo rinascere ora. Qualcuno ha detto che se si nasce una volta sola si morirà due volte, la seconda morte. Ma se si nasce due volte, la nascita naturale e poi quella spirituale, si morirà solo una volta, che succede di morire prima che venga Gesù. Alcuni di noi non moriranno affatto, ma dovete rinascere, dovete essere una nuova creatura. E ci offre così tanto. Apocalisse 21, 7. Chi vince? Questa è la versione della nuova Dio Dati. Lo si dice sette volte in Apocalisse, capitoli 2 e 3. A colui che vince, a colui che vince, vince cosa? Siamo tutti prigionieri dei nostri peccati e con la potenza di Cristo possiamo essere trasformati e diventare nuove creature. È possibile. Tutto può succedere con la preghiera. Passate del tempo con Gesù. Fissate gli occhi su Gesù, riflettete su queste cose ed esse inizieranno a diventare parte di voi. Sapete, Karen e io abbiamo viaggiato tanto, siamo stati in Russia, siamo stati in Corea, Cina e moltissimi altri posti. E ogni volta che andiamo in un paese per la prima volta, come in India, ci piace leggere e scoprire le abitudini, la lingua, la moneta, il tempo, il cibo, gli alloggi. E cerchiamo di fare le valigie e prepararci in base a tutto questo, soprattutto se è un viaggio lungo. Ricordo che una volta sono andato in India per 40 giorni, un bel po' di tempo per stare lontano da casa, dovevo fare riunioni e cose simili. Io ho imparato molto sulle loro abitudini, io e Karen siamo stati in Russia per 5 settimane. E si impara. Se dovete prepararvi a passare l'eternità da qualche parte, non è ora il momento di pensarci? E nonostante questo alcune persone non ne parlano mai, non ci pensano mai, non pregano mai riguardo al cielo e in qualche modo pensano che saranno pronte ad andarci quando verrà Gesù. Dobbiamo farlo diventare il nostro obiettivo adesso e vivere ora le nostre vite, preparandoci a una vita che è misurata con la vita di Dio. Ci sta offrendo l'eternità. Che cosa potrebbe valere più di questo? Domanda numero 15. Che cosa posso fare io per il peccato? Prima Giovanni 1:9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da fare cosa? Perdonarci i peccati e purificarci. Da quanto? Da ogni iniquità. Questo significa che tutti qui, tutti quelli che ascoltano, possono venire al Signore ora, così come sono, e dire, Signore, sono un peccatore e vorrei chiederti di perdonarmi i peccati e darmi un cuore nuovo. Pentitevi e confessate i vostri peccati, chiedetegli di trasformarvi e liberarvi ed egli lo può fare. Dice che vi purificherà non solo dai peccati passati, vi salverà dal potere del peccato nella vostra vita. Non potete dirmi, amici, che conoscete un peccato da cui non possa salvarvi. Conosco alcolisti che sono stati allontanati dall'alcol e che non hanno più bevuto, hanno buttato via le sigarette, hanno eliminato la pornografia, hanno rinunciato a ogni tipo di dipendenza per il potere di Dio e sono diventate nuove creature. Ed Egli lo può fare per voi. Dovete solo andare da Lui, così come siete, e chiederglielo. Ha promesso che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da purificarci da ogni iniquità. Domanda 16. Qual è, secondo Gesù, la formula per il successo in questa vita e nella vita che verrà? Risposta. Matteo 6:33. La conoscete da dove abbiamo iniziato? Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Salomone, quando amava il Signore, pregò, Signore, dammi la saggezza, pregò per il regno di Dio, pregò per la giustizia di Dio. E Dio gli disse, siccome hai chiesto questo prima di tutto, ti darò anche il resto, ti darò la saggezza, ti darò la lunga vita, ti darò prosperità, ma cerca prima il mio regno. E questa è la cosa fondamentale, lo è ancora oggi. Se fate di Dio la priorità, se conoscete Dio e lo annunciate, vivete per Lui e vivete per gli altri, egli vi... Offrirà quel regno meraviglioso. Quanti di voi vorrebbero essere lì? È un luogo reale, non ho nemmeno cominciato a parlarne. Prego di avere la lingua di un angelo per spiegare alla gente le meraviglie del cielo, ma spero di avervene dato un piccolo scorcio. Spero di aver creato in voi il desiderio di essere in un mondo migliore di questo. C'è tanto peccato e sofferenza qui, ma io voglio essere pronto già qui per quando verrà Gesù, giusto? Chiederemo a Laura di venire qui e cantare per noi un inno conosciuto, e poi chiuderemo con una preghiera. Shall we gather at the river where our bright angels' feet have trod with its crystal tide forever flowing by? Padre nei cieli, Signore, i nostri cuori sono emozionati nel considerare le meraviglie che hai preparato per coloro che ti amano. E prego, Signore, che non sia solo una teoria che abbiamo sentito stasera per intrattenerci un po', ma prego che la realtà dell'eternità si sia impressa nei cuori di tutti coloro che hanno ascoltato. Queste cose, anche se talvolta sono difficili per noi da immaginare in questa vita, Gesù ha detto che sono reali. Aiutaci a credere nella sua parola. Sarebbe odioso perdere il tesoro incredibile che hai donato per cui hai pagato un prezzo così infinito. Ti prego, Signore, di essere dentro ogni persona. Sappiamo che dobbiamo venire a te e permetterti di trasformarci, di lavarci nel sangue in modo da essere preparati per il tuo ritorno ed essere cittadini di quel regno. Aiutaci a vivere per te, ad amarti e servirti ora. E, Signore, voglio pregare che tu sia con ognuna di queste persone e che le benedica personalmente nelle loro vite. Sii con loro, dà loro forza. Benedicile nelle loro case e nelle famiglie. E benedici tutti coloro che stanno guardando. E fondi il tuo spirito su questi incontri. E prego che tanti possano essere nel tuo regno. Ti ringraziamo e ti preghiamo. Nel nome di Gesù. Amen.